Calcio Lega Pro, sconfitta tennistica del Gubbio che a Teramo esce malconcio, 6-0 per gli abruzzesi e squadra contestata. Stasera fuori gioco ospite il DS Pannacci, intanto in Perugia compie uno scatto playoff in B battendo il Benevento. Dopo le vicende nere del calcio Folignate ci pensa Leonardo Spinazzola oggi nell'Atalanta a risollevare il morale dei concittadini regalando a Foligno la prima convocazione di un calciatore in nazionale. La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva, il calcio in apertura come ogni lunedì con la debacle del Gubbio che ieri sera a Teramo è uscito sconfitto e umiliato, 6-0 il finale per i padroni di casa che abbandonano così l'ultimo posto in classifica, gara già compromessa nella prima frazione per il rossoblu sotto con una doppietta di Caidi e un rigore di Sansovini. Un altro penalty costato l'espulsione a Zanchi, è stato deviato in corner da Volpe. La squadra di Maggi ha praticamente fatto da spettatore per i 90 minuti, soggiogata dall'aggressività dei padroni di casa, che anche nella ripresa hanno menato le danze arrotondando con Di Paolo Antonio, tempesta e una torretta nel finale di Marini. A fine gara le parole amare del presidente Notari e del tecnico Maggi, che potrete riascoltare stasera in fuorigioco, in onda come sempre alle 21 su TRG, ospite in studio il DS Giuseppe Pannacci, l'ex direttore sportivo Domenico Sfrappa, il tecnico della Vis Gubbio Calcio a 5 Marco Bettelli e l'opinionista Franco Pinna in sommario servizio, interviste e gol delle altre squadre. In campionato fa notizia il capitombolo interno del Parma, prossimo avversario dei rossoblu, battuto 1-0 dal Fano, un inciampo di cui approfitta il Padova che vince a Modena e balza al secondo posto. Stasera il Venezia potrebbe piazzare l'allungo decisivo per la vittoria del campionato nel posticipo di Bassano. In zona playoff Gubbio che resta sesto perdendo un punto rispetto alla Reggiana, bloccata in casa 0-0 dal Mantova, vedendosi avvicinato alla Samb che pareggia 1-1 con la Feralpi Salò. Di tutt'altro tenore l'atmosfera in Serie B, dove il Perugia si gode la vittoria nello scontro diretto playoff di venerdì sera contro il Benevento, un 3-1 che è anche un messaggio chiaro al campionato, come ripete nel dopogara mister Bucchi. Sono molto soddisfatto di questa vittoria, uno perché è arrivata contro una grande squadra che lotterà sicuramente fino alla fine per la Serie A, e due perché i ragazzi lo meritano, stanno raccogliendo i frutti di tanti mesi di duro lavoro. E vederli giocare con coraggio, con grinta, con determinazione e soprattutto divertendosi. Perché quello che dico sempre è divertitevi, quindi giocate, a volte rischiate, a volte anche un errore deve essere affrontato con coraggio, perché altrimenti si rischia di vivere una partita sempre con la paura di sbagliare. Invece noi dobbiamo avere il coraggio di farlo e di anche fregarcene quando si sbaglia. Ho visto tutte queste cose, quindi sono contento per loro perché cominciano a raccogliere quello che hanno seminato in tanti mesi, e quindi merito a loro veramente. Stasera più che mai gli ho detto bravi. Per me varranno tantissimo anche le partite sulla carta, non con squadre nella griglia playoff, anzi sono quelle che forse nel giro d'andata ci hanno tolto più punti. Ora ci godiamo questa serata, da domattina riprendiamo gli allenamenti e pensiamo già alla partita di Carpi, perché sarà un'altra partita dura, quindi voglio che si godano questa serata perché è giusto, perché se la meritano. Da domani dobbiamo subito rimuovere tutto, come dico sempre, bisogna subito buttarsi alle spalle le cose belle, le cose brutte, capire su cosa migliorare e continuare ad avere questo entusiasmo, perché vedere stasera lo spirito della squadra e lo spirito dei nostri tifosi è stata una serata bella, come non vivevamo credo da un po'. Intanto anche in maglia azzurra approda un altro calciatore umbro, dopo le vicende nere del calcio Folignate ci pensa Leonardo Spinazzola a risollevare il morale dei suoi concittadini regalando a Foligno la prima convocazione di un calciatore in nazionale. Il centrocampista, grande protagonista in maglia Atalanta, è stato convocato dal CT Ventura per la gara con l'Albania, gara valida per le qualificazioni mondiali a Palermo venerdì sera, e con l'Olanda in amichevole il 26 marzo ad Amsterdam. Allora vediamo questo servizio.
Leonardo Spinazzola porta il nome di Foligno alla ribalta nazionale con la convocazione ufficializzata sabato scorso per il doppio impegno degli azzurri contro l'Albania nelle qualificazioni mondiali a Palermo il 24 marzo e contro l'Olanda in amichevole il 26 marzo ad Amsterdam. La città inorgoglita di avergli dato i natali lo seguirà incollata allo schermo per vederlo nella sua prima gara in maglia azzurra. Primo Folignate in assoluto in nazionale per talento, tecnica ed utilità, come scrive di lui dalle pagine di Avvenire, l'inviato Massimiliano Castellani, è forse il più forte degli allievi di Gasperson, il Ferguson di Grugliasco, alias mister Giampiero Gasperini. Classe 1993, 24 anni, che compirà il 25 marzo, è alto 186 centimetri e sin da bambino, parola di Federico Ranucci, suo primo mister alla Virtus Foligno, ha dimostrato un talento calcistico fuori dal comune. Dal Siena alla Juventus, club che è ancora proprietario del suo cartellino, Spinazzola arriva all'Atalanta e due giorni fa c'entra la convocazione in azzurro. Primissimi tifosi, il papà Raffaele, la mamma Simonetta e le sorelle più grandi Valentina ed Elisabetta. Una grandissima soddisfazione, sono veramente felice, commenta a caldo con l'eco di Bergamo Leonardo Spinazzola. È il sogno di tutti i calciatori riuscire un giorno a giocare in nazionale. Sin da piccolo speravo di arrivarci, è un grandissimo premio non solo per me ma per l'incredibile stagione dell'Atalanta. Per questo ci tengo a condividerlo, ha detto, con tutti i miei compagni, perché è proprio il collettivo il segreto della nostra squadra. Ringrazio, ha concluso Spinazzola, la famiglia Percassi, il mister, i compagni e tutta la società che hanno creduto in me e mi hanno messo nelle condizioni ideali per esprimere al meglio le mie potenzialità. Dalla nazionale dilettanti, perché ride solo il Trestina nella 27esima giornata del girone G di Serie D. La formazione di Zampagna è andata a espugnare il campo dell'Avezzano con un bel 3-2 per effetto delle reti di Nonni, Ceccagnoli su rigore, Salis solo mitigato dal tentativo di rimonta degli abruzzesi con le segnature di Letto su rigore e Padovani. Ancora una sconfitta invece per il Città di Castello, ultima quota 14, battuto in casa dalla capolista Rieti in gol con De Martis, Scotto e Bianchi, rete della bandiera Tifernate con Macagno. Invece l'ex Battistini con il suo L'Aquila passa a Sansepolcro, decide la rete su rigore di Mininkleri. Nella 25esima giornata di Eccellenza invece vince la capolista Villa Biagio a Orte, pareggia lo Spoleto a Petrignano, perde tra le polemiche il Bastia sul campo del Ventinella. Tra gli altri risultati, le sconfitte del Fontanelle Branca a Castel del Piano e Gualdo Casacastalda all'esordio di Balducci in panchina a San Sisto, sconfitte anche per il Lama con la Narnese, vincono invece Angelane su Basio, su Massa Martana e Torgiano. Con questo è tutto per l'informazione sportiva, grazie per averci seguito, naturalmente l'appuntamento è alle 21 con Fuorigioco, buon proseguimento con i nostri programmi.